Ciao a tutti. Allora, questo filmato è dedicato a chi inizia a considerare di voler tirare con l'agguzzo. Avete finito il corso? Credo e sono sicuro che i vostri istruttori vi hanno fatto tirare con tutti gli archi, quindi l'arco nudo, l'arco olimpico e l'arco compound, avete fatto le vostre elucubrazioni e vi piace l'arco nudo. Indipendentemente dalle vostre idee e da quello che ha fatto scaturire l'idea di tirare con l'arco nudo, vi voglio dare alcune informazioni per non sbagliare già da subito, no? Non tanto per la tecnica, perché per quanto riguarda la tecnica la vediamo, ma intanto per iniziare già col piede giusto. Intanto iniziare col piede giusto già con i materiali. E poi vediamo anche come impostare immediatamente la tecnica, cioè quelle cose che vanno fatte subito. Intanto, e sono ancora sicuro che avete imparato alla perfezione i fondamentali, quindi dai fondamentali che sono uguali per tutti i tipi di archi, costruiremo poi su queste basi, costruiremo quella che è la tecnica arco nudo, che è leggermente diversa dagli altri tipi di archi. Intanto la prima cosa che dovrete acquistare è l'arco. Intanto l'arco io vi consiglio senz'altro, secondo le vostre disponibilità ovviamente, se avete disponibilità illimitate non badate a spese, se no per il momento acquistate il centrale, quindi l'impugnatura centrale, acquistate tranquillamente quella che vi piace di più, non ci sono molte differenze tra uno e l'altro, se no ovviamente il nero, che è lo Smart Rise, che è senz'altro il migliore tra l'impugnatura e il crudo, acquistate pure quello che vi piace di più. Per il momento, non mettete pesi, ok? Poi ne parleremo anche di questo. Non mettete pesi, quindi potete tranquillamente utilizzare un arco per olimpico, ok? Quindi un'impugnatura per arco olimpico tranquillamente, ma vedremo, approfondiremo questo aspetto. Quindi nessun peso, ok? Mi raccomando, si inizia con nessun peso. Quindi, se proprio non siete sicuri di iniziare con l'arco nudo, non comprate un riser specifico per arco nudo con tutti quei pesi, quelle cose astruse che si vedono attaccate agli archi, che è solo marketing, quindi non serve per fare i punti con l'arco nudo. E lo vedremo, approfondiremo. Quindi io vi consiglio di comprare un buon riser, il massimo che le vostre disponibilità vi consentono, un buon rest, tipo lo ZT Spigarelli va benissimo. Non andate a comprare cose cinesi, per carità, nessuna cosa cinese. Investite subito su un buon bottone di pressione. Investite subito. Un buon bottone di pressione deve essere tale che ad ogni click che io sento corrisponde un analoga aumento o diminuzione di pressione sulla molla. Quindi investite subito su un buon bottone, non dovete spendere meno di 50 euro sul bottone di pressione, sul bottone cosiddetto Berger dal suo inventore. Quindi impugnatura, rest buono, non cinese, bottone minimo 50 euro, non cinese. Ok, una buona impugnatura, poi vedremo sulle impugnature, ne parleremo poi eventualmente dopo. I flettenti da acquistare, se secondo le vostre disponibilità potete tranquillamente acquistare anche il top di gamma, non ci sono controindicazioni, però per l'arco nudo potete anche cominciare con flettenti di basso costo. Se avete appena finito il corso, non superate le 30 libbre effettive, mai. Quindi io vi consiglio di iniziare, qualunque sia la vostra corporatura, di non iniziare mai con flettenti superiori alle 30 libbre effettive. Quindi al vostro allungo misurate quanta forza occorre per andare in ancoraggio
e acquistate dei flettenti che vi diano questa forma. Non fatevi convincere ad acquistare flettenti più buoni, con più libre, tanto le adopererete più avanti. Assolutamente no. Massimo 30 libre, 28 è meglio. Effettive, quindi se il vostro lungo è 29 pollici, acquisterete dei flettenti da 26 libre, ok? Perché un pollice di allungo in più equivale a 2 libre di potenza necessaria per arrivare al vostro lungo. Molto bene. Lunghezza dei flettenti. Non comprate flettenti lunghi. Non vale la regola, che ormai è obsoleta comunque anche per l'arco olimpico, di avere oltre i 29 pollici, 70 pollici di lunghezza dell'arco. Non vale. L'arco nudo vuole al massimo 66 pollici, perché noi dobbiamo evitare queste torsioni. Quindi più l'arco è lungo e più abbiamo la possibilità di torcere i flettenti, e questo è male per il tiro anche ad alto livello. Quindi tranquillamente, anche se avete allunghi oltre i 29 pollici, comprate tranquillamente dei 66. Se proprio vi trovate male, che i vostri flettenti hanno uno stack, cioè trovate muro quando le provate, comprate dei 68, ma non più che 68 pollici. Non si va oltre 68 pollici. E qua abbiamo già messo un fermo. Molto bene, avete acquistato la vostra attrezzatura, vi mancano le frecce. Frecce acquistate, le frecce sono importanti, sono la cosa più importante per quanto riguarda l'attrezzatura. Comprate frecce in carbonio economiche, tranquillamente. Queste sono delle Cross X Ambition, quelle da arco scuola, vanno bene, sono frecce in carbonio, quando le hanno inventate hanno vinto i campioni del mondo. Quindi sono le stesse che si usavano negli anni 80, che si vincevano i campioni del mondo. Quindi quelle frecce in carbonio vanno molto bene, per l'arco nudo in particolare, perché noi le possiamo prendere un pochettino più morbide, ma belle lunghe, e poi ne tagliamo un pezzettino alla volta, ci facciamo aiutare dal nostro istruttore, ne tagliamo un pezzettino alla volta finché le frecce non volano dritte, perché per l'arco nudo è molto importante che le frecce volino dritte, e questo si ottiene solamente se lo spine è perfettamente centrato sulla nostra potenza dell'arco e sul nostro modo di tirare. Quindi sullo spine dinamico che scaturisce dall'acquisto delle frecce è un sacco di fattori: patelletta, rilascio e non ultimo potenza dell'arco. La peso della punta deve essere proporzionato alla lunghezza dell'arco, dell'asta. Perché è proporzionato alla lunghezza dell'asta? Perché deve avere un foc adeguato. Per le frecce in carbonio il foc, fatevelo sempre spiegare dal vostro istruttore cos'è il foc, se non me lo chiedete, deve essere intorno, per le frecce in carbonio, intorno al 10-12%. Quindi il peso della punta sarà proporzionato alla lunghezza dell'asta. Quindi procuratevi un po' di punte da 80, 90, 100 grammi e poi mettete la punta migliore per avere un foc del 10-12%. Quando avrete tagliuzzato la freccia, tagliuzzato la freccia, per vederla poi volare dritta. E poi da lì la messa a punto la faremo più avanti. Prima dovete consolidare la vostra tecnica. La messa a punto dell'arco la fate poi con i materiali magari più buoni che comprate più avanti, ma adesso non sapete ancora tirare, non fate ancora una rosata con un diametro di 20 cm a 15 metri, tutte le frecce non stanno in un diametro di 20 cm, quindi è inutile fare la messa a punto. Molto bene, avete comprato il vostro materiale, frecce in carbonio le avete tagliate, avete messo la punta con foc per ottenere un foc del 10-12%, ora non ci resta che tirare. Avete già imparato nel vostro corso di base e dovete solo affinare quello che avete imparato. Soprattutto dovete partire col piede giusto. Allora, la prima cosa da imparare su tutte è che non esiste un ancoraggio fisso per l'arco lungo, perché dipende
dalle nostre misure antropometriche. Quindi non voglio vedere gente con l'indice all'arco della bocca, è la più grande cizzata del mondo. Non c'è un allungo specifico, l'allungo è quello che ci permette di stare comodi nel tiro. Quindi un allungo comodo, che io sto comodo, sono allineato, la forza di spinta e trazione sono perfettamente sul piano verticale, spinta e trazione, fermo, rilascio. Quindi non vi preoccupate se i punti di contatto al viso sono uno solo. Io consiglio sempre di stare col pollice sotto il mento, in questo modo qua. Ecco, questo è il modo. Sono comodo, posso rilasciare la freccia. Ok? Quindi, pollice sotto il mento, si vede bene, andate a vedervi gli altri miei filmati. La prima regola, nessun indice all'angolo della bocca. Non esiste. Esiste solamente che mi allungo bene e sono in equilibrio dinamico, fondamentale, il più importante dei fondamentali del giro volante, l'equilibrio dinamico. Dopodiché la testa non si deve muovere, imparate immediatamente a non muovere la testa. Una volta che siamo in questa posizione in pretrazione, la testa non si deve più muovere, deve stare ferma, affino la vista e tiro. Ok? Cominciamo con queste due cose e vediamo che siamo in grado di progredire molto molto bene. Ok? Mi raccomando, riparliamo un attimo dei pesi, perché ecco, tutti hanno i pesi, e perché mi hai detto di non mettere i pesi? Allora, si comincia senza pesi, ve lo dimostro. L'arco non deve scalciare, tutti gli istruttori dicono. Quest'arco qua è perfettamente bilanciato, guardate, ma quest'arco qua è lo Smart Riser nero. Però ciò non toglie che io posso tirare tranquillamente anche con questo arco. Perché no? Guardate che bell'arco. Eppure quest'arco non è perfettamente bilanciato. Nessun arco tradizionale è, può montare pesi o monta pesi ed è perfettamente bilanciato. Ma esiste, funziona bene, funzionano bene anche questi archi tradizionali e possono dare anche grandi soddisfazioni. Ma basta usarli nello stesso identico modo che si usano con l'arco nudo. Posso usare anche lo string, ma normalmente si usano senza string perché si usa un altro metodo di mira, ma si va in ancoraggio e si tira nello stesso identico modo. Ha scalciato? No, non ha scalciato ed è leggerissimo e non ha nessuna bilanciatura. Ok? Riproviamo per convincervi. Sotto cocca, testa ferma, ancoraggio, rilascio. Ha scalciato? No, non ha scalciato. Grazie, un ciao a tutti.